Buonasera amici di internews.it, Radio Nerazzurra, ben ritrovati con una nuova edizione di GR Internews. L'Inter continua la sua preparazione in vista del match importantissimo di venerdì alle 20.45 contro la Salernitana, che si giocherà in trasferta con i nerazzurri che per la prima volta in stagione hanno la possibilità di andare in fuga. L'Inter infatti sarà la prima delle squadre in vetta alla classifica a giocare la propria partita di questo prossimo turno, con gli scontri diretti tra Milan e Napoli, con l'Atalanta anche impegnata a Roma, che potrebbero far perdere punti importanti alle squadre avversarie per il titolo. Dunque un appuntamento veramente importante per l'Inter venerdì, con Simone Inzaghi che prepara la formazione provando di nuovo Sanchez al fianco di Edin Dzeko. Il bosniaco infatti si è riposato nella partita vinta 4-0 contro il Cagliari, rimanendo tutto il tempo in panchina. Dunque possibile turno di riposo per Lautaro Martinez, che è anche diffidato e dunque a rischio per la partita contro il Torino che chiuderà il 2021 nerazzurro. Dietro si dovrebbe confermare la difesa con De Vrij, Skriniar e Bastoni, mentre a sinistra Di Marco cerca spazio per far rifiatare Ivan Perisic, anche appunto visto il turno infrasettimanale della settimana prossima contro il Torino di Ivan Juric. Nel frattempo arrivano novità importanti per quanto riguarda il calciomercato, non tanto per la sessione invernale quanto per la sessione di giugno 2022, con Onana che, come affermato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, è pronto a firmare al più presto il suo contratto che lo legherà all'Inter dalla prossima stagione. Ricordiamo che il portiere dell'Ajax è in scadenza con la squadra olandese e dunque potrà firmare da gennaio con qualsiasi altra squadra, potrà accordarsi con qualsiasi altra squadra a suo piacimento. In ultimo argomento, il rinnovo di Marcelo Brozovic con il croato, che chiede 8 milioni di euro, mentre l'Inter al momento si è fermata a 6. La volontà da entrambe le parti è di concludere quanto prima l'accordo sul rinnovo contrattuale e mettere la firma sul contratto. Dunque vedremo se entro Natale ci sarà finalmente questa svolta. Questa era la nostra ultima notizia di oggi. L'appuntamento è con l'edizione di domani di GR Internews. Grazie di essere stati con noi. Buona serata a tutti. Internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.